Qui è il 1952, l'anteprima del film Luci della ribalta di Charlie Chaplin. Il momento perfetto esiste e lo dimostra la fotografia, in particolare quella di Sergio Strizzi, i cui scatti saranno in mostra alle Story Collection di Londra dal 15 maggio. Sono 80 scatti che riflettono una carriera che va dal 1950 fino al 2004, l'anno che poi è morto nostro padre. Siamo passati da circa 120 foto a 80, delle foto che riflettessero chiaramente il gusto nostro, ma soprattutto anche il gusto del pubblico britannico. Ha iniziato a lavorare molto giovane, il papà era morto e quindi doveva aiutare in casa, però aveva questa grande passione perché andava tutti i pomeriggi da un suo amico a studiare nel laboratorio del papà e quindi poi ha avuto modo di vedere questo laboratorio dove penso abbia avuto una folgorazione. L'incontro fondamentale per lui è stato con Stanley Baker e Stanley Baker poi l'ha voluto su Zulu e dopo Zulu poi ha conosciuto i produttori di James Bond. Lui ha lavorato qua su set James Bond ed era convinto che le sue foto non so perché non fossero all'altezza secondo lui. E per cui quando arrivavano queste foto si riunivano i produttori, le guardavano e dicevano terrific, e lui pensava che terrific traslato in italiano fosse orribile, invece mia madre gli diceva ma no, terrific vuol dire bello. Sergio Strizzi ha donato un patrimonio culturale immenso al mondo intero, ma non sarà mai inestimabile come quello che ha donato alle figlie. Lui ci ha trasmesso una serietà, diciamo, sul lavoro e nei rapporti umani molto forte, forse pure troppo. E poi ci ha trasmesso chiaramente la passione per il cinema. Sì, a me mi ha trasmesso tanta anche la sua generosità. Ci ho fatto dei film insieme a lui, ricordi proprio molto belli perché arrivavano magari i fotografi di stampa, la produzione li cacciava via e lui invece li faceva avvicinare. E poi dicevo papà, ma gli fai fare le foto? E dice, ma sì, lui deve vivere, campa con questo e deve anche lui deve portare il suo lavoro. Speriamo che appunto la mostra riesca appunto ad andare in America o in Francia, che sono poi i paesi che riconoscono di più il cinema italiano a livello internazionale. La mostra potrà essere visitata fino all'8 settembre.